E non potevamo restare chiusi a casa o in ufficio con una giornata così bella. Buongiorno a tutti voi. Stiamo facendo quattro passi in un posto davvero incantevole. Qui la natura, direi, è stata molto generosa. Avete capito dove siamo? Intanto vi auguro un buon venerdì. È arrivato un altro weekend in Sicilia, soleggiato, e c'è già voglia di stare all'aria aperta e di raggiungere il mare. In questo momento in spiaggia non c'è nessuno, forse perché nonostante il sole c'è un po' di arietta che può risultare fastidiosa, ma è tutto molto bello comunque. Sono belli i colori, gli odori, si sente nell'aria il profumo di primavera, della macchia mediterranea. E poi c'è la pace che contraddistingue questo posto silenzioso. A farci compagnia solo il rumore delle onde, che qui sono sempre molto molto dolci. Per Perché siamo alla Baia del Tono, meta ambita dei turisti che raggiungono questa parte della Sicilia, perché qui l'acqua è sempre limpida, calma, più o meno come oggi. Ed è bellissimo ovviamente stare in acqua. Ci piace raggiungere spesso questa spiaggia, siamo a Milazzo. Ma quella di avere un mare splendido è una fortuna che riguarda proprio tutta la Sicilia. Ci stiamo lasciando l'inverno alle spalle? Chi lo sa? Non è stato un inverno rigido, eh? Anzi, però c'è ugualmente voglia di belle giornate. Non so da dove ci scrivete, fateci sapere da dove ci seguite e com'è il tempo da voi e soprattutto come pensate di trascorrere questo fine settimana. Ci avviciniamo anche al periodo delle feste, alla Pasqua, ai ponti, ce ne saranno davvero tanti in questo 2023, quindi sicuramente approfitterete anche voi per fare qualche viaggetto. Noi vi aspettiamo qui in Sicilia, se non siete già qui. Tra l'altro, sono tantissime le tradizioni legate alla Pasqua. In tutta la Sicilia, ogni provincia, ogni città si accinge adesso a perpetuare delle feste tradizionali molto belle, molto sentite, processioni e quant'altro. Quindi anche questo è un buon periodo per visitare la Sicilia, scoprire i suoi tesori, non solo l'estate quando magari c'è un boom di visitatori e alcune cose magari si vivono con un gusto diverso, con un ritmo anche diverso. Adesso mi avvicino a quella che un tempo si vede lì in fondo, forse non riuscite a distinguerla, era l'antica Tonnara. E questo è in effetti un angolo ricco di storia. Qui ricco di tradizioni marinare. C'è ancora molto silenzio, non sembra vero. Tra poche settimane sarà ben diverso.
Adesso mi affaccio da questo piccolo terrazzino perché voglio mostrarvi, e spero che voi riusciate a vederla, l'Etna innevata, che oggi si vede benissimo. In fondo, ma siamo contro luce, c'è anche il castello di Milazzo, ma vedete quel puntino bianco? Beh, ad occhio nudo in realtà si vede abbastanza bene, è l'Etna ricoperta di neve. Che meraviglia. Vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio, continuiamo la nostra passeggiata in solitaria, respirando aria di mare. Felice weekend a tutti!